L'Atalanta arriva alla quinta giornata del gruppo D di Europa League, ancora imbattuta e già qualificata alla fase eliminazione diretta contro lo Sporting. Una vittoria o un pareggio per consolidare il primato nel girone. I nerazzurri giocano un gran primo tempo, ma la prima chance ce l'ha lo Sporting con Gyökeres che scappa. Jim City piazza sul secondo palo. Il pallone esce di un nulla alla sinistra della porta difesa da Musso. Tre minuti dopo è invece più preciso Gianluca Scamacca, servito da Cup Miners, lascia partire un siluro dai 25 metri, pallone sotto i 7 e Atalanta in vantaggio. Una prodezza delle sue per siglare il suo primo gol europeo con l'Atalanta, la prima rete in assoluto per Scamacca in Europa League. Lo Sporting prova a rispondere con Pedro Gonçalves, che però al 35esimo appoggia tra le braccia di Musso. Il primo tempo viene deciso dalla rete di Scamacca. Nella ripresa entra Edwards per lo Sporting, che si rende subito pericoloso. Jim City mura tutto. Due minuti più tardi è l'Atalanta che va vicinissima al gol del raddoppio, ancora con Scamacca, che però questa volta è impreciso. Il suo piattone termina sul fondo. Al minuto 56 lo Sporting si riporta in parità, Gyökeres serve Edwards, questa volta trova il fondo del sacco per l'1-1. Al 66esimo lo Sporting va un passo, anzi a due pali dal pareggio, Pedro Gonçalves calcia a botta sicura, il pallone sbatte prima su un legno, poi sull'altro e incredibilmente non entra. E Pedro Gonçalves si divora un'altra rosa. 5 minuti più tardi, ancora tu per tu con Musso, questa volta nessuno scavetto, nessun palo, pallone direttamente fuori. Nell'Atalanta entra anche Miranchuk, che si fa vedere al 76esimo, il piazzato del russo termina contro i led pubblicitari, ancora Alexei all'83esimo, libera il sinistro, questa volta calcia centrale, blocca in due tempi Adan. La partita termina così 1-1, l'Atalanta conquista un punto che vuol dire primo posto aritmetico nel girone e vuol dire soprattutto accesso diretto agli ottavi di finale.